Il voto, dice Gaber, è un diritto, ma è anche un dovere. Il voto, la prima cosa che ha controllato la Sicilia, la mafia in Sicilia da decenni. Libero Grassi, prima di morire, ha pubblicamente affermato un principio che ha ispirato la nostra azione da sempre, da quando siamo nati. Diceva: una cattiva raccolta di voti, una cattiva formazione del consenso corrisponderà sempre, quasi fosse un'equazione matematica, una cattiva democrazia, un cattivo governo. È questo l'aspetto fondamentale. Occorre che il cittadino palermitano riscopra il potere che ha su se stesso. Non ci sarà mai vittoria in Sicilia se non si curerà con una strategia chiara la corretta formazione del consenso, il primato della qualità del consenso, l'esercizio del diritto di voto declinato nell'unico modo possibile, una scelta libera e consapevole, una scelta libera e consapevole, che è espressione di uno dei principi cardine della nostra Costituzione, ossia che la sovranità appartiene al popolo. Da più parti e per troppo tempo si è perso, si è svilito un po' il senso di un'espressione importantissima, rivoluzione culturale. Che significa rivoluzione culturale? È come se fosse un processo evolutivo esterno, indipendente da noi, indipendente dalla realtà. Beh, rivoluzione culturale è in primo luogo trovare il coraggio, la forza, la determinazione per rompere con questa funesta logica per cui fanno tutti così, persino i politici fanno così, allora lo faccio pure io. Faccio il mio. Faccio quello che mi torna più utile, faccio quello che mi semplifica la vita, pago il pizzo, tanto pagano poco, pagano tutti, così sono più tranquillo, così sono più sicuro. Faccio affari con la mafia, così aumento i miei guadagni e, perché no, baratto il mio voto in cambio di qualcosa, di un regalo, di una promessa, di un favore. Addio Pizzo è un movimento che si è strutturato dal basso, che vive, lavora, si sviluppa dal basso, che pone al centro della sua azione sin dal 2004 il cittadino palermitano, il suo potere, la rilevanza delle sue scelte, delle sue condotte, dei suoi comportamenti. Abbiamo cercato di tirare fuori la vitalità dei palermitani e abbiamo scoperto che i cittadini palermitani sanno essere vitali se si sentono parte di qualche cosa, di un movimento come il nostro che non si limita a condannare il sistema e basta, ma che propone alternative, soluzioni che possano determinare una nuova coscienza collettiva e che partono da quello che ciascuno di noi sa fare, può fare nel suo piccolo, secondo quello che vede, che sente, che vive direttamente. Un cittadino che grazie al nostro contributo è riuscito a non voltarsi di fronte al problema del racket e delle estorsioni. Un cittadino che pensa alla possibilità concreta di fare impresa a Palermo in maniera libera e consapevole. Un cittadino libero professionista che non è disposto a vendere la dignità del suo lavoro e metterla al servizio della mafia. Un cittadino così, come ognuno di voi, in questo teatro. È un cittadino che deve tutelare con tutte le sue forze uno dei diritti più importanti di cui dispone, il diritto di voto, attraverso cui si costruisce la sovranità che appartiene al popolo. Dobbiamo difendere il primato della qualità del consenso, come diceva Libero Grassi, che aveva centrato il nodo nevralgico nella lotta a Cosa Nostra. Dobbiamo fare attenzione ai comportamenti, alle frequentazioni dei politici, soprattutto in campagna elettorale o quando si spendono soldi pubblici, e resistere, indignarci, condannare tutte le ingiustizie. Questo è ancora oggi, soprattutto oggi, un fenomeno fondamentale a tutela della nostra Costituzione, che si chiama democrazia, perché il potere non è in mano a pochi, ma il potere è dei più. Continuiamo a vivere in un sistema in cui l'imprenditore stimato, il professionista facoltoso, il politico influente e il mafioso sono ancora capaci di costruire una rete di relazioni perverse alle quali molti cercano di connettersi, e sembra un sistema inossidabile davanti al quale le alternative possibili sono due: o accettiamo, bene che vada, con indifferenza questo stato di cose, oppure facciamo le valigie in cerca di destini migliori. Ci dispiace, noi le valigie non le faremo mai. Noi abbiamo un sogno da realizzare,
Noi vediamo concreta la possibilità di sovvertire le leggi universalmente conosciute. Vediamo chiara la possibilità che Palermo diventi una città normale, una città dove è possibile creare dei percorsi condivisi, è possibile lavorare a delle strategie per raggiungerli. Con la consapevolezza però, con la chiara consapevolezza che per farlo occorre credibilità, perché è la credibilità che fa del sogno la realtà. A Dio Pizzo non esiste per imporre una strategia, ma per dire da cittadini palermitani, ai nostri concittadini, siate consapevoli del vostro potere, siate consapevoli del vostro potere.